noi la vediamo nera, non arancione, perché vuol dire condannare in un modo definitivo la ristorazione. E abbiamo l'impressione a volte che al posto di combattere il virus si combatta le nostre imprese. La Toscana cambia colore, da gialla si veste di arancione con conseguenze importanti nel settore della ristorazione. Per ristoranti, bar e pasticcerie infatti è obbligatoria la chiusura, ma non l'asporto. Il morale di chi ha queste attività è a terra, così come i conti fatti nei mesi precedenti, già provati da un calo sensibile delle presenze nei locali per il mancato turismo e la paura di contrarre il Covid-19. Questa chiusura è il colpo di grazia, dicono i ristoratori. Qualcuno chiede anche allo Stato di essere aiutato a chiudere, e cioè a non fallire. Dopo 8 mesi di agonia è come stare in terapia intensiva e al posto di darci un po' di ossigeno staccano la spina. A questo punto chiediamo di essere aiutati a chiudere definitivamente le nostre imprese e non abbandonarci nel fallimento, nell'angoscia più totale. Adesso un ulteriore chiusura, quindi siamo veramente alla canna del gas. Rimane la possibilità dell'asporto, che verrà praticato a macchia e leopardo, penso difficilmente nel centro storico della città perché ci sono pochi residenti, magari più nelle altre zone dei quartieri. E c'è anche qualche problema secondo me sul commercio, perché è vero che il commercio a posto fisso rimane aperto, però sicuramente della scarsa mobilità tra comuni, cioè l'impossibilità di muoversi tra comuni e anche la chiusura della ristorazione sarà un ulteriore colpo anche per il commercio, che comunque con grande fatica si sta preparando a fare il Natale, che speriamo almeno quello di farlo. Questa, lei ha detto, è una mazzata finale. Compromette anche una possibile apertura in un secondo momento per il vostro locale? Se non ci vengono ridotte le spese. Le utenze di gas, luce e tutto sono tutte costantemente, tutti i mesi arrivano cadenzate e senza nessuna riduzione. Gli affitti qualcosa hanno ridotto, ma non basta, queste riduzioni di affitti del 30% non bastano per andare avanti, e tante altre spese vanno affrontate. Gli incassi non ci sono, non c'è aiuti pochissimi, e quindi è inevitabile che non possiamo fare fronte a tutte le spese.